Ciao, buonasera a tutti, benvenuti qui dagli studi di Tiguglio Munamur e benvenuti in questo video in occasione del Ramadan. Io sono Pier Gonella e faccio qui da assistenza tecnica e presento subito il vero protagonista della serata, che ci presenta poi i contenuti che andiamo a mostrarvi, Jeep Barbeschi. Allora, ciao Jeep, come stai? Mi senti? Sì, sì, ciao Pier, ciao, ciao. Allora, Pier Gonella intanto è un grande musicista, è compositore e arrangiatore e quindi è un tecnico con il quale abbiamo fatto già dei bei lavori insieme e quindi volevo a mia volta presentare lui. E poi dire che il protagonista naturalmente non sono io sono solo il narratore di questa epica storia. Questo è il quarto anno di produzione che si è concluso. Dovevano essere 6 anni, ma diventeranno 7, perché come fosse un ossimoro nel centro di questi 6 anni, quindi finiti 3 e dovendone fare altri 3, nel bel centro è saltato fuori questo annus speciale di Covid, che ha cambiato un po' tutti noi, ha cambiato il modo di vivere, ha cambiato il modo di approcciare le cose e ha anche cambiato questo spettacolo, questi eventi e queste cose. Diciamo che la storia di questo progetto del Ramadan, che è stato deciso insieme ai Sestieri e con i quali stiamo facendo un lavoro molto impegnativo che da anni stiamo insieme a svolgere, ho una memoria particolare, perché il filmato naturalmente si farà alla fine dei 6 anni, che poi sono 7 di produzione e di riprese, e in questo periodo sto tenendo tantissime cose molto belle, proprio nel tempo in cui Facebook e i social sono esattamente il contrario. Ogni volta che tu vedi una cosa bella, tac, la pubblichi, perché non vedi l'ora di farla vedere a tutti i tuoi amici. Io sto raccogliendo del materiale molto bello e lo sto tenendo apposta per poter un giorno fare questo filmato di tutti e 6 sestieri insieme in un unico grande Ramadan. Il primo di questi anni è stato fatto un lavoro un po' più corposo, come un trailer che era di fatto un mini filmato, perché era in atto anche il filmato su Rapallo, che si chiama Rapallo Monamour, e quindi fu fatto un lavoro un po' più completo. L'anno dopo, quando invitai gli amici di tutti i sestieri questo filmato di tutti a vedere questa anteprima del trailer dell'anno successivo, vennero un sacco di gente, una ventina. E in quell'anno io decisi di fare un trailer che aveva, al contrario di tutta la foga dell'anno prima, un'aria più intimista. Quindi c'era, mi ricordo, il primo colpo d'inizio di tutte le storie, le nostre chiamate. Il primo colpo era quello di San Michele. Invece che fare sentire il colpo, gli feci un suono di un violoncello, boom, e poi tutti i suoni delle esplosioni, quando si vedevano esplosioni, si vedeva anche altro, erano tutte pianoforti, violoncelli, arie musicali, eccetera. Finisce questa presentazione, silenzio di tomba. Io vedo tutti perplessi, comunque, non osavano dire niente, ho detto, se qualcuno vuol dire qualcosa, e dal fondo c'è uno che, coraggioso, ha detto, scusa, ma alla fine, nel filmato finale, si sentiranno i botti. E allora ho capito che i botti sono molto importanti. Quindi l'anno dopo, che è stato l'anno scorso, ci sono stati molti botti, infatti sono stati tutti molto più contenti. Quest'anno è diverso. Il nostro ruolo è quello di osservare. Quindi come ho osservato che cosa è successo in questo periodo di quarantena, questo periodo di quarantena si è continuato in questo sviluppo che era, adesso che non siamo in quarantena, però questo sì, questo no, devi fare questo con queste misure, lo vediamo quando andiamo a messa, abbiamo visto cosa succede, succedono delle cose molto particolari, vedere la folla e la gente con una maschera, se noi vedessimo queste immagini da una boccia di cristallo dal passato, avessimo visto questo nel futuro, saremmo rimasti disorientati, adesso siamo abituati, ma visivamente è molto di effetto. E quindi ho visto questa opportunità, che quest'anno va bene che non ci sono i pontoni, va bene che non ci sono la processione per questo motivo, però ci sono delle cose e sono molto interessanti. Quindi la novena aveva un senso molto particolare, anche estetico, perché era questa gente distribuita in un modo diverso su questa piazza e su tutte le, anche nella chiesa, anche fuori. I sestieri erano uniti in un modo diverso dal solito, perché erano uniti in questa sinergia che proprio faceva
molta emblematica unione dovuta a questa fatica del Covid, che poi dopo ha visto invece si stare uniti, ed è stata una cosa molto bella. Il Ramadan si è fatto, c'erano le persone, quindi va bene che non vediamo dei fuochi che vanno in cielo di notte, che tra l'altro li vediamo a New York, li vediamo a Berlino, a Tokyo o anche a Pechino, a Parigi, dappertutto si vedono dei fuochi notturni, ma quello che succede di giorno e nelle novene e nei Ramadan che si fanno a rapallo non si vede da nessuna parte. E questo, per uno che osserva e che sa dove deve andare a cercare qualcosa da raccontare, sa di avere tanto materiale. Quindi ovviamente, se lo si vede sotto l'aspetto amministrativo, uno pensa non ci sono i pontoni, quindi non c'è da lavorare tanto, non c'è da vedere tanto, non c'è da fare tanto, nemmeno sotto l'aspetto tecnico di chi deve fare il mio lavoro, il nostro lavoro. Mentre invece per me è stato proprio il contrario. Ho voluto e ho avuto per fortuna l'aiuto di nuovo anche per questo anno da tutti quanti, dai sestieri e dall'amministrazione, che faticosamente è riuscita a comprendere anche un aiuto piccolo per questa, per quest'annata, però siamo riusciti a fare lo stesso nostro lavoro, facendo anche forse di più degli altri anni. Diciamo che le opportunità sono vedere queste cose e renderle possibili. L'opportunità che c'era quest'anno era di vedere delle cose che non le vedrai mai più, speriamo tutti naturalmente. E Oscar Wilde, chiudo con questa citazione, disse un bellissimo aforisma, che il mondo appartiene a coloro che sanno vedere le opportunità prima che diventino ovvie. E con questa io direi che ho concluso la mia predica iniziale, scusatemi. Saluto San Michele, saluto Seglio, saluto Borzoli, saluto Cappelletta, saluto Cerisola e saluto Costa Guta, naturalmente. E adesso lancerei, caro Pier, certo, il film, che sarà però anticipato da un intervento che è stato particolarmente caro. Una persona ha voluto dare un suo intervento, una chiave di lettura prima della proiezione di questo filmato, e ve la lascio vedere come sorpresa prima del film. Quindi ci sarà l'intervento di questo ospite a cui seguirà il filmato. Grazie, buona visione. Grazie a te, Gip. Nel frattempo ricordo solo a tutti che potete anche condividere, se vi fa piacere, la diretta, semplicemente condividendo il post di Facebook o il link su YouTube, se volete condividerlo, ecco, su qualche pagina, qualche gruppo, se vi fa piacere. Torniamo a noi e allora buona visione. Ecco, quando Gip mi ha fatto vedere il film del Ramadan 2020, appena finito di visionarlo, mi ha chiesto un'opinione e non sono riuscita a dargliela, perché mi è arrivato il magone, avevo gli occhi pieni di lacrime, come mi stanno sgorgando un pochino adesso, guardando Montallegro e la nostra Vergine. Un anno strano che ricorderemo, perché ha cambiato ognuno di noi, ha cambiato ogni cosa, ha mutato le nostre abitudini, ha cambiato anche il nostro Ramadan, il nostro modo di fare la novena. Ci ha portato quell'insicurezza del domani, ma ci ha lasciato, perlomeno a noi di Rapallo, quell'unica certezza che è il 2 luglio 1557. E allora la nostra fede di credere in quel miracolo avvenuto in quel giorno ha amplificato ogni cosa. Le distanze della novena si sono accorciate in un abbraccio comune, e anche il Ramadan, che era ridotto, è sembrato un boato più grande che arrivava al cielo, perché c'era il nostro cuore di sempre, ma un cuore con la pelle d'oca di aver compreso che basta un niente per cambiare la nostra vita. Forse ancora di più quest'anno riesco a capire l'importanza di questo lavoro, di questo Ramadan, di questo film completo che doveva durare 6 anni e che invece sarà composto da 7 anni, con in più al centro 3+3, quest'anno strano 2020, perché l'incertezza del domani, la nostra memoria storica, i nostri anziani che ci raccontano e ci mostrano le loro foto,
piano piano si sbiadiscono, ci restano accanto ma se ne vanno. E allora questo film sarà un qualcosa di veramente importante, che farà capire anche a chi forse non comprende e vede nel Ramadan un rumore, tutto l'amore, la tradizione, la storia di più di 4 secoli e mezzo di un popolo che crede. Anno 2020, pandemia, un'esperienza totalmente inedita e sconosciuta. I sestieri si sono interrogati su come affrontare e mantenere comunque la tradizione delle feste di luglio in onore di Nostra Signora di Montallegro. La soluzione è stata lavorare insieme ed è stata una sinergia molto sentita, molto chiara già dall'inizio. Ognuno ha portato i pensieri del proprio sestiere ascoltando i massari che tutti uniformemente hanno espresso il desiderio di mantenere questa tradizione e di onorare questa festa, ma allo stesso modo di rispettare la situazione difficile che abbiamo intorno. E perciò è nato questo Ramadan di tutti. Tutti i sestieri hanno lavorato insieme, tutti hanno collaborato, il disegno riproduce tutti e 6 i colori con grande vivacità ed è proprio il simbolo di questa unità che ci ha portato ad aspettare mezzogiorno tutti insieme. Non potendo fare la processione con la cassa argentea della Madonna, sarà il quadretto che la Madonna ha lasciato su questo monte come segno di predilezione a far visita ai suoi figli amati. Per la 6ª volta dal 1557 il quadretto è a Rapallo perché la gente lo possa ancora di più amare come fa tutte le volte che sale l'erta di questo colle. E anche un panegirico alla nostra preghiera, a mezzogiorno per l'apparizione della Madonna. Niente che teniamo, sia la tradizione di Fuegi, ma specialmente la tradizione dei nostri vedi che le ha attaccato la Madonna del Montallegro, che ha tutto. E niente per quello che andiamo avanti, con la nostra forza di tradizione e di preghiera. Eccoci di nuovo online, Jeep. Ciao a tutti. Beh, devo dire, sono di parte, però ogni volta a rivederlo, anche voi l'avete visto la prima volta, ma anche farlo è stato un'emozione.
mi ero dimenticato di dire che nel fare le riprese ho avuto la fortuna di seguire il quadretto dall'uscita della basilica. Attraverso tutti i percorsi, dalle scuole capitane fino a Sant'Anna, tutti avanti, e quindi è stato molto bello vedere tutto in questo modo. Quindi io ritengo quest'anno particolarmente significativo per me, che l'ho potuto seguire e narrare, ma soprattutto per tutti, dai massari alle persone che hanno lavorato, a tutti quelli che hanno permesso di fare questo lavoro e che continuano a fare questo lavoro, a prescindere dal fatto che io lo stia raccontando o filmando. Questa è una cosa molto bella, nella quale per me è un'avventura lunga e bellissima che mi piace continuare a fare. Sarà di 7 anni e finirà nel 2023, come mi hanno fatto notare subito degli amici massari, e finiremo alla grande. Grazie a tutti e buona serata. Grazie e buona serata a tutti.